Cop Miners, e chi l'avrebbe mai detto? Cop Miners alla Juventus. Sì, perché Gasperini ieri lancia una bomba clamorosa, è per questo che oggi si parlerà di Juventus, perché la notizia di calciomercato che Gasperini lancia ieri all'Eco di Bergamo, se non erro il giornale l'Eco di Bergamo, è clamorosa. Cop Miners non si sta più allenando e non vuole più giocare con noi perché ha già un accordo con la Juventus. Ma la società non cadrà nei ricatti. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, oggi alle ore 18 uscirà il video confronto fra la maglia vecchia e la maglia nuova, perché il video di ieri ha superato abbondantemente i 50 like. Grazie, grazie veramente tanto, perché credete in me, credete nel mio lavoro. Grazie veramente tanto. Detto questo, parliamo della notizia di giornata, anche se è presto, perché ragazzi sono che ore sono? Sono le 9:49 di mattina, quindi è un video che uscirà in mattinata. Neapolis, che fai? Un video in mattinata, vuoi far venire a chiova? Ragazzi, ma la notizia è talmente importante che va riportata, perché Gasperini ieri sera ha proprio lanciato questa bomba. Cop Miners che non si allena più, il giocatore vuole andare alla Juventus perché ha già un accordo con la Juventus. Poi voglio sapere una cosa, no? Io, i procuratori stessi, no? Qui si parla della pirateria, e la pirateria uccide il calcio. Ragazzi, la pirateria non è che uccide il calcio, sono i procuratori e quelli che ti chiedono 80 o 60 euro al mese da DAZN, no? Per guardarti la tua squadra del cuore, che ammazzano il calcio. Pirateria, altro che pirateria, no? Comunque, a parte questo, è clamoroso, è veramente clamoroso, perché l'Atalanta poco tempo fa disse proprio su Cop Miners: il giocatore non è in vendita, anzi, il giocatore rimane a Bergamo, non c'è nessuna necessità di vendere il giocatore. Ora, quale sarà il futuro di Cop Miners all'Atalanta? Perché l'Atalanta, come ha detto Gasperini, non accetta ricatti sia dal giocatore e sia dalla Juventus. Però qual è il problema ora? Che il giocatore ha già questo accordo con la Juventus. Giuntoli si è morso in silenzio, zitto zitto, sta regalando a Thiago Motta uno squadrone, perché lo dobbiamo dire. Giuntoli sta regalando a Thiago Motta uno squadrone. E allora teneva ragione Allegri la passata stagione, quando la squadra non era ancora competitiva e quando disse: voglio Cop Miners, nessuno gli dava retta. E mo Thiago Motta subito Cop Miners, 70 milioni. Dobbiamo vedere a quanto ora verrà valutato Cop Miners, visto che ha già un accordo con la Juventus. Che fa l'Atalanta ora? Si abbasserà le braghe e dirà: dobbiamo venderlo perché questo non si allena. Io non credo che l'Atalanta, qui secondo me c'è il gioco del rinnovo di contratto. Tu stai a vedere, questo mo vuole fare un rinnovo di contratto, e allora dici: dai, che c'è, vado alla Juventus perché mi offre di più di qua e di là. Stai a vedere che poi andrà a finire così, che Cop Miners troverà un accordo con l'Atalanta, più soldi, più di là, e quindi resterà all'Atalanta. Non lo so come andrà a finire, però se veramente Giuntoli è riuscito a mettere zizzania fra l'Atalanta e il giocatore, voglio Giuntoli è un homme merda clamoroso, ad gammarotto con i parametri zero, voglio, perché qui veramente si parla di uno che è andato a rompere i coglioni a una squadra che attualmente è pure senza attaccante. Va bene che Retegui oggi farà le visite mediche, ma l'Atalanta in questo momento, e come ha detto Gasperini, l'Atalanta in questo momento è peggio della passata stagione. Ragazzi, c'è da vedere. L'Atalanta quest'anno, fra pochi giorni c'è la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Non è una situazione semplice a Bergamo per Gasperini in questo momento. Poi sapete tutti Gasperini com'è, ti può trovare un giocatore, gli comprano un giocatore a 5-6 milioni, fa la plusvalenza, stessa cosa che vale con scusatemi perché mi incacaglio sempre a dire Cop Miners, no? Però è clamoroso, perché ragazzi veramente qui siamo davanti a qualcosa di inaspettato. Io non me lo sarei mai aspettato questa cosa proprio da Cop Miners. Non si allena nemmeno, cioè, voglio, chissà, non si allena perché questo ha un accordo con la Juve, cioè, voglio,
E allora Osimhen almeno si allena con il Napoli, no? Gli fanno fare la partitella con gli amichevoli in casa, non gli altri amichevoli. Però, cioè, questa è veramente una cosa ridicola, eh? Yeah, fenomeno, passi, ah, questo BMW è merda, log. Ne c'ha buchi, tiene un BMW è merda. Ma che scasi, cosa scasi? Da buchine nonne. Guarda, guarda, guarda là che va nell'altra corsia, c'è, cioè, voglio maestro, veramente non stare pure caca. Le patenti delle moto le dovrebbero dare a gente responsabile, non a gente così mongoloide, scusatemi l'off topic ragazzi, ma quando ci vuole ci vuole. Però ecco, non mi sarei mai aspettato questo comportamento da Cop Manners. Che cazzo di professionista sei? Abbi pazienza, eh. Abbi pazienza, che professionista sei? E allora a questo punto Coppeners va alla Juventus, e allora a quel punto Chiesa si libera a zero? Si libera a zero, si fa per dire, perché Chiesa è valutato 15-20 milioni dalla Juventus. Però tu guarda un po' che può fare Chiesa. Chiesa può dire, sai che c'è, io non me ne vado, non me ne vado, mi faccio un anno qui a che mi pagate, non me ne fotti un cazzo. E con il Coppeners salta, te lo compri il prossimo anno, però te lo compri a prezzo che vuole l'Atalanta. Cioè, c'è un intrigo di calciomercato clamoroso intorno a queste due squadre, ma veramente clamoroso, ma veramente veramente tanto. E io non riesco a concepire questa cosa dei giocatori, no? Hai un accordo con una società, va bene, ma prima di trovare l'accordo con questa società tu devi andare prima dai tuoi dirigenti e dirgli: oh, io me ne voglio andare, se ti porti un'offerta da 40 milioni mi vendi? E quello dice: no, serve un'offerta da 60 milioni. Poi dopo ti puoi accordare, perché che senso ha? Tu mo stai facendo il capriccio e dici: ah, io non voglio più stare all'Atalanta, voglio andare alla Juventus perché c'ho un accordo. E ma sti cazzi, è come Osimhen, cioè, aveva un accordo col Paris Saint Germain, 14 milioni di base fissa al giocatore. Cos'è successo? Che non hanno mai trovato l'accordo il Napoli e il Paris Saint Germain. Addirittura si parla di negli ultimi giorni di mercato la Juventus, il Paris Saint Germain voglia offrire 60 milioni, perché a quel punto il Napoli è costretto a vendere il giocatore e sono tutti felici e contenti perché gli dà 60 milioni. No, non funziona così, voglio, non funziona così. Io ho il giocatore, bene, il giocatore io lo voglio che tu me lo paghi a prezzo pieno. No, io lo sconto non si fa, lo sconto non esiste, non ci sono i saldi sui giocatori. Comunque, io questo è un video che avevo il bisogno di fare, voglio, ma non per quel, perché la notizia è veramente clamorosa. Cop Manners si sta comportando come un bambino, voglio. Così non va bene, così non va bene, ragazzi. Ma i professionisti, i veri professionisti, questi non sono professionisti, questi vanno dove c'è più soldo. Ma boh. E poi c'è la retorica: ma se te ti offrono 2.000 euro, tu vai a lavorare da un'altra parte. Sì, ma su 2.000 euro, questi c'hanno già i miliardi in banca, c'hanno i milioni in banca, un milione in più, un milione in meno, che cazzo te cagna? La vita non te la cambia. Tu hai messo a posto la tua generazione e quella futura ancora, proprio ancora pure che là, se c'è un po' di testa. Mi sembra veramente tanto ridicola questa cosa, eh? Ma veramente tanto. Comunque, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E vi ricordo, alle ore 15 usciranno gli aggiornamenti di calciomercato e poi alle ore 18 uscirà il video confronto della maglietta del Napoli. Guaglio, questa è l'epilogo della giornata di oggi, però ci tenevo a fare questo video. E ieri ho fatto uscire il video Inter al Etihad, come cazzo si chiama, che è la squadra. Ragazzi, quello è un video sfottò, cioè, è normale che l'Inter sta in fase di precampionata, di qua e di là. Comunque, ci tenevo a fare pure quel video ironico, perché ogni tanto ci vuole l'ironia, bisogna portare un po' di ironia qua su YouTube, perché capite sempre YouTuber seri. Ah, però non me l'aspettavo l'Inter che perde. Aglio, è un amichevole merda, ma di che cazzo parlate? Perché cosa? Perché devono fare quelle 20.000 visualizzazioni, questo sort, capite, no? Devono fare i seri pure sulle amichevoli. Aglio, ma che cazzo vuoi fare in coppa alla mia? In coppa all'amichevole fai un seri, sull'amichevole si scherzi. Comunque, a parte le stronzate, aiuto, ci vediamo oggi, mi raccomando, facite bravo, sempre e comunque forza Napoli. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa trattativa Juventus Cop Manners. Ciao, aiuto.